ormai è il pomeriggio. Sono qua con Paola. Ciao! Stiamo portando i due disperati a passeggio, anche perché dopo abbiamo mille cose da fare in centro. Eh sì. Quindi dopo sarà una giornata un po' intensa, abbiamo detto gli facciamo fare un mega giro e poi si va a fare tutto quanto. Dobbiamo anche andare a vedere per comprare il fornetto più cosi semipermanenti o cose del genere. Anzi, se avete tipo idee su qualche marca in particolare, dateci una mano perché non so da dove partire in quel caso. Tra l'altro ne abbiamo visto uno da Maini. Dove, che stanno facendo? Ok, ci siamo legati. Va bene, ce la possiamo fare. Dove tipo ti danno fornetto, smalti o cose di questo tipo, però dobbiamo andare a vedere cosa ti danno. Quindi se avete provato qualche prodotto, qualche cosa in particolare, me lo fate sapere, mi date una mano. Adesso cerchiamo di arrivare al parco. Io vedo un cane in lontananza, quindi sarà una lotta aperta. Sì. A dopo. Io non riesco a capire una cosa. Lui, il maschio, Brutus, bravissimo in giro, anche con gli altri cani, niente, zero problemi. Sì, vabbè, ogni tanto abbaia, ma niente di che. Lei è una vipera, una roba, cioè non si riesce a stare vicino a un altro cane, che lei deve per forza fargli vedere i denti, abbaiare, girarsi, tirarsi. Io non ho ancora capito cosa posso fare per sta cagnolina. Fermiamoci. Oh, ci fanno passare, che bello. Non ho ancora capito cosa posso fare per farla stare tranquilla. Alla fine gli altri cani si avvicinano, a volte cercano di annusarla, di capire magari cos'è. Lei niente, non si lascia fare minimamente, va d'accordo solo con Brutus. Ecco. Era uno skateboard, quindi voglio dire, Cleo, cercheremo di farglielo capire. Non gli ha detto niente. La differenza. Oh, siamo arrivati al parco. Questo è l'ingresso del parco. Tra l'altro è il mio preferito perché è bellissimo. Oh, c'è anche pochissima gente oggi. Sono, sì, beh, due o tre bimbi e qualche personcina là in fondo, ma niente di che. Tra l'altro è carinissimo perché c'è un laghetto che gira lungo tutto il parco. Come si chiama questo? Parco Turani. Parco Turani. E gira, cioè questo laghetto che gira lungo tutto il parco, ma è veramente fatto bene. Poi ci sono tipo i ponticelli, le aree verdi, giochini, cose, veramente tutto carinissimo. Poi boh, sarà, ma con tipo i colori così autunnali è super super bello. Cosa hai visto, Cleo? Cosa c'è? Non c'è niente, basta, Cleo. Siamo quasi arrivati al laghetto dove ci sono dentro tutte le paperelle che Brutus adora. Tra l'altro oggi non sta girando l'acqua all'interno dei fossettini, cioè tipo dentro questi cosi qua gira tutta l'acqua e vanno tutto lungo tutto il parco, così boh, ci stavano facendo manutenzione, non lo so. Ma qua stavano facendo qualcosa. Guarda quanto è carino questo. Tipo mi piace un sacco. Vediamo un po'. Non ci sono neanche le paperelle. No! Stanno facendo manutenzione alle paperelle. Ah no, guarda! Sono qua due. Ce ne sono un paio lì. Solo che di solito tipo c'è proprio pieno di paperelle. C'è anche il cigno di solito. Uno o due cigni, non lo so. Oggi niente. Brutto, sta andata male. Niente cigno. Torniamo di là. È troppo rilassante questo parco. Dopo ci aspetta il caos più totale. Quindi andiamo. Là.
pausa merenda, gelato rigorosamente senza lattosio, abbiamo preso un fondente col peperoncino, zucca, cocco e massa di cacao. Massa di cacao. Oh, questa gelateria è fenomenale, fa senza lattosio e senza glutine, sono spaziali. Boh, buonissima. Io mangio. Guardate che bellina. Cioè no, vabbè, è senza parole. Sì, ma fai un sorriso almeno, cioè vabbè. Yeah, shopping fatto! E ovviamente tipo tra i mille vari giri che dovevamo fare siamo finiti da Tiger. E abbiamo svaligiato come praticamente funziona sempre. E abbiamo svaligiato tipo mille cose di tutto e di più. Devo anche tranquillizzare la Sara che ci ha detto di passare a vedere se c'era ancora la sua moto. Sì, Sara, la tua moto c'è, stai tranquilla. Sì. Comunque se qualcuno vuole rubargliela c'è il lucchetto rotto. Che simpatiche che siamo. Tanto non sanno quale. No, aspetta, dobbiamo ci andare di là. Ok. Comunque abbiamo preso un mucchio di roba, tra cui dei timer figosissimi di come si chiama? La cucina. Sì, ma del come gelato. Si gelato. Come si chiama? Adesso non so. Aspetta, non so vengo se... dall'altra parte. Adesso io non so se si vede qualcosa perché c'è già buio pesto, abbiamo finito di fare mille cose e io ovviamente tra le tante mille che abbiamo fatto abbiamo anche sbagliato a prendere l'autobus. Mi sembra giusto. Quindi adesso dobbiamo aspettare, siamo scese, dovevamo prendere il trenino ma ovviamente l'abbiamo perso e quindi dobbiamo aspettare l'altro che arriverà tra mai. Mai. Vedremo, quindi speriamo. Ah, comunque com'è che si chiamava la gelateria? Ciacco, Ciacco sì. Credo, Ciacco, qualcosa del genere. Dopo abbiamo le fondine. Ecco, poi vi do le info e tutto quanto, perché se siete tipo intolleranti al glutine, al lattosio, eccetera, hanno dei gusti pazzeschi ed è stra buono ed è lì in centro a Bergamo, quindi se vi interessa quello è veramente buono. Poi vi metto tutte le info giù sotto. A dopo, se riusciamo a tornare a casa. Olè, ce l'abbiamo fatta! Sì. Cioè abbiamo sbagliato a prendere un pullman, siamo arrivate da un'altra parte, abbiamo dovuto girare per andare a prenderne un altro, che per fortuna è arrivato e ci ha portato a casa. Quindi all'alba dell'ora di cena abbiamo rimesso il cappottino ai cani e ci rifacciamo ancora, gli facciamo fare ancora un bel giretto così poi per la sera sono pronti. Guardate che carino il maglioncino che ha sulla Cleo e quello che ha su Brutus. Sono bellissimi! Sì. Incomincia allora, di pomeriggio fa veramente caldo, sì. Perché tipo anche stamattina io giravo in mezze maniche. Assurdo, ma giravo in mezze maniche. E invece alla sera fa veramente freschino, veramente freddino. Cioè una giornata super piena oggi, bella incasinata, però direi più che bella, carina. Sì. Abbiamo molto. Fatto un po' di giri in centro, abbiamo visto le prime cose di Natale. Ah, ecco, tra l'altro volevo prendere le lucine, quelle tonde di cartone con dentro il LED, ma secondo me non fanno per niente luce. Cioè, è vero che devono essere decorative, però mi sa che non si vede proprio il LED, quindi non so. Vediamo, l'ho vista da Tiger, magari poi se giriamo in giro qualcosa sì, troveremo. Vi faremo poi il video delle cose di Tiger perché abbiamo preso una marea. Non c'è più niente. Cioè, tutto noi. Da Tiger non troverete più nulla. Io non so cos'ha quel negozio, ma è veramente una droga. Cioè, uno entra da Tiger. Aspettate che ci stiamo incasinando. Ecco. Ok? Allora, cioè, uno entra da Tiger e non si sa per quale preciso motivo debba uscire con le valigie praticamente, anche di cose che non servono, perché spesso si comprano la cose parte che, delle volte. Che non servono. C'è un cagnolino libero, siamo rovinati, qualcosa faremo, ci sentiamo dopo perché col cagnolino libero devo trovare il modo di non far abbaiare Cleo. Ecco, allora, prima che succedesse tutto questo patatrac, vi stavo dicendo che se c'è una cosa che non sopporto, ma veramente proprio non sopporto, è chi va in giro con il cane libero, soprattutto se è un cane che tende ad abbaiare agli altri cani, perché cioè tipo lei ha un pochettino paura, soprattutto se sono cani più grandi di lei, e se si trova davanti un cane libero senza guinzaglio rischia di comunque fare su abbaia, cioè litiga comunque con questo cane, quindi non mi piace quando vanno in giro liberi. Invece ci sono dei cani bravissimi
che stanno vicino al padrone, che non hanno problemi, e allora vabbè, non mi dà assolutamente fastidio. Altrimenti, ragazzi, è sempre meglio tenerli al guinzaglio. Poi io non so, ma cioè, io sono terrorizzata perché cioè qua ci sono strade, macchine, caos, e mi domando, lasciandolo libero ovviamente, la mia paura è che possano seguire un gatto, una lucertola, qualcosa, e mi finiscono sotto una macchina. Quindi se c'è una cosa che non mi piace fare è proprio andare in giro con il cane senza guinzaglio. Cioè, proprio sono terrorizzata da questa cosa. Sì, no, è vero. Oh, oggi mi ha fatto compagnia tutto il giorno. Sì. La mia ciccia, lei che conosce bene la città, io mi sono appena spostata, quindi è un casino. La riabitua. Tua guida personale. La mia personal shopper guida di pullman. No, perché? Pessima guida di pullman. No, vabbè, dai, voleva fare bellissima figura nel farmi vedere tutto. Abbiamo solo perso un pullman, cioè sbagliato un pullman, ma niente di che, vi ha recuperato tutto. No, dai, beh, è stato utile. È stata bravissima. Mi è stato utile comunque, perché nell'errore, vedi, così io non faccio più questo errore. Oppure se lo faccio so come risolverlo, quindi è stata bravissima, grazie. E niente, cosa ho visto? Ah, ecco, sì, in centro. Poi vi stavo dicendo che abbiamo visto un sacco di cosine nuove appena arrivate, pochine, per il Natale. E devo dire che ci sono un sacco di cose che mi piacciono, devo prenderle per la casina nuova. Ho visto alberelli di Natale, gli elfi, ghirlande, rennini. Devo prendere un po' di cose. Che bello dover, cioè secondo me è bellissimo addobbare la casa nuova, sì, con tutte le cose. Addobbi nuovi. Sì, io già mi sento un po' in clima natalizio. Sì. Passando per il centro ci sono già addobbati gli alberi. Sì, ci sono già giù le lucine di Natale, i negozi comunque incominciano a esporre le cose di Natale. E ti senti un po' natalizio. Che bello, no, vabbè, comunque l'atmosfera natalizia è veramente carina. Comunque un lato negativo di quando si fanno i traslochi o comunque di quando si cambia città è abituarsi ai nuovi orari dei mezzi, i numeri dei mezzi, perché uno è abituato magari a prendere il 7, qui devi prendere un altro numero. Sì. E alla mattina, quando si è un po' rimbambiti, bisogna stare decisamente attenti a quello che si fa. Perché ti porta da tutt'altra parte. Perché altrimenti se prendo il solito o comunque quello a cui sono abituata vado veramente dall'altra parte del mondo e non va bene. Anche perché nuovi orari, nuove cose, nuovo tutto. Andiamo, Cicci. Comunque è comodissimo andare in giro con due cani, in due, e non da sola come faccio di solito, perché ognuno riesce a curare il suo proprio, senza dover far disastri. Di solito quando vado in giro da sola ho una... No, ho quello che li tiene insieme. Come l'altro giorno quando li ho portati io. Ecco, sì, però vabbè, insomma, adesso va bene così. Allora, volevo raccontarvi questa cosa, visto che stiamo rientrando verso casa, che ai Bubbi, sì, perché io li chiamo Bubbi, e mia mamma li chiama topini, non, cioè sentirete Bubbi o topini a seconda delle occasioni. Stiamo facendo fare questi nuovi giretti e c'è il Brutus che deve annusare ogni angolo, centimetro. Ogni cosa, veramente deve... misurare tutto. Lui è un po' più vecchierello perché ne ha quasi 6 l'anno prossimo e lei invece ha 2 anni, ma devo dire che lei è bravissima perché comunque si adatta facilmente a tutto, anche quando viaggiamo o comunque li portiamo con noi. Forse perché è una femmina, annusa relativamente, lui invece segna ogni singolo passo che fa, ogni cosa, ogni passo. Brudi. Voilà, abbiamo quasi finito un altro bel giretto da più di mezz'oretta. Adesso andiamo a casa che incominciamo a preparare un po' di cena. Sistemiamo le cose di Tiger, anzi comunque le lascio incartate così poi vi faccio il video con tutte le cosine ancora nuove, se riesco a resistere, perché ce n'è uno che ho una voglia di provarlo che è incredibile, ma non vi dico che cos'è ovviamente, okay. È una stupidaggine ovviamente, però
ho una voglia di provarlo che è incredibile. Vabbè, quindi niente, non so se mi vedete. Io vi mando quindi un grande bacione. Vi mandiamo un grande bacione. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su. E io vi aspetto a tutti i prossimi video. Ciao! Ciao.